Amore impossibile, quarta puntata. Deva scopre la verità su Gulchemal. Mert, da sempre determinato a smascherare Gulchemal, scopre che effettivamente l'uomo si è recato a Bursa con degli scopi ben precisi che riguardano proprio Zafer. Mert non riesce a ricostruire tutta la storia tra madre e figlio, ma comprende facilmente che Deva potrebbe essere una pedina utilizzata da Gulchemal. Quindi la mette al corrente di quanto ha scoperto. Dopo aver scoperto la verità, Deva è sconvolta, disperata e allo stesso tempo ha paura perché sta convivendo con una persona che ormai vede come un mostro, che ha assassinato un uomo tanti anni prima. Aiutata da Gara, Deva pianifica una figa e pensa anche di allontanarsi temporaneamente da Bursa per non essere rintracciata in fretta da Gulchemal. Proprio quando Deva vuole allontanarsi da Gulchemal e ha la certezza che sia un mostro, le cose cambiano. L'uomo le mostra un lato di sé che finora non aveva notato e gli equilibri tra i due cambiano. Deva si accorge di provare affetto per lui e non è più sicura di voler scappare improvvisamente senza una spiegazione. Ma negli stessi momenti, Gulchemal viene a scoprire i progetti fatti da Deva. Scopre quindi che la ragazza voleva allontanarsi di nascosto e magari anche lasciare la città per non essere rintracciata. Deluso, Gulchemal decide di continuare a mostrare il suo volto migliore a Deva, lasciandole la possibilità di andarsene quando vuole e facendole capire che è libera di abbandonare la casa. Deva inizia a pensare di voler rimanere. Ma le cose cambiano nuovamente quando Gulchemal riceve una telefonata inaspettata con delle informazioni importanti che cambiano ancora una volta i suoi piani. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra appassionante questa soap e secondo voi ci si avvicina al momento cruciale tra i due protagonisti? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.